Questa di oggi è un'inaugurazione importante che dà risposte a un bisogno che nella città c'è, vale a dire l'assistenza continuativa a bambini diversamente abili da 0 a 10 anni e l'assistenza in attesa che trovino una famiglia, quindi sono casi davvero molto gravi di bambini che non possono più vivere nelle loro famiglie, oppure l'assistenza a quelle famiglie che hanno un bisogno temporaneo di poter avere i propri figli assistiti 24 ore su 24, ma ripeto, per un bisogno temporaneo. Quindi questa di oggi è una risposta che viene data a un bisogno che nella città c'è e oggi trova una risposta nuova grazie all'associazione L'Abilità, quindi grazie a chi in questo settore opera da tanto tempo, grazie alle fondazioni come Cariplo, Oliver Twist, Fondazione Umano Progresso e Fondazione De Agostini che contribuiscono e hanno contribuito alla realizzazione, grazie a Don Mario che ha messo a disposizione questa casa, grazie alla Curia che ha aiutato nel progetto e il Comune di Milano ha convenzionato questa casa e dal 1° gennaio sosterrà economicamente i bambini, 10 bambini che troveranno un rifugio da un lato ma anche tanto amore dall'altro in questa struttura che è anche una bella struttura. La bellezza è altrettanto importante nel settore del no profit perché aiuta a vivere meglio. Io credo che oggi siamo qua per un'iniziativa molto bella, io credo che davvero parlare anche di bambini, parlare di risposte sociali in un momento in cui non tutte le città sono capaci di dare risposte sociali innovative come questa, forse vale la pena di sottolinearlo perché noi non pretendiamo di essere un modello, però quando siamo capaci per una capacità che forse è tutta davvero milanese di mettere insieme il pubblico e il privato e di mettere insieme il privato sociale in iniziative importanti come questa, io credo che forse valga la pena di sottolinearlo. Qua prima mi è stato chiesto se posso aiutare iniziative analoghe a questa, per esempio a essere portate in Calabria, ho già dato il mio benestare, lo farò, però credo che è importante sottolineare quanto di positivo nella nostra città c'è. La nostra è una città bellissima, fatta di persone con un grande cuore e con una grande sensibilità. Facciamo in modo che questa sensibilità e questo cuore della nostra città sia a questo cuore, a questa generosità sia data visibilità perché possa diventare anche un esempio a tutti coloro che magari fanno fatica a credere che è possibile lavorare tutti insieme, lavorare per il bene della città. Sì, è il primo progetto in Italia e mi fa particolarmente piacere che questo avvenga nella città di Milano per una casa protetta di residenza per quei bambini abbandonati e per i bambini che hanno difficoltà ad essere mantenuti stabilmente nelle loro famiglie. Sono 10 posti, 8 dedicati proprio ai bambini abbandonati e 2 posti invece per i bambini che hanno difficoltà a permanere costantemente nella loro famiglia. Un impegno importante, un impegno perché si rivolge direttamente proprio a questa fascia di piccolissimi che troveranno qui un'assistenza, amore, affetto e una proiezione, una prospettiva anche di vita futura. E mi fa molto piacere che sia l'assessorato alla salute della città di Milano a sostenere assieme a importantissime associazioni private e anche alla Caritas Ambrosiana di Milano. Noi concorriamo con una convenzione che farà sì che il Comune di Milano possa offrire fino a 130 euro al giorno per ogni singolo bambino, più un impegno importante anche dal punto di vista finanziario, ma ciò che importa è che noi oggi diamo un futuro a 10 bambini, quindi restituiamo futuro, speranza e vita a 10 piccole figure fondamentali.